Ho capito che è tipo... Volevo ascoltare l'intervista. Non è un'intervista, sua, adesso perché, insomma, comunque il video che adesso lui deve togliere il suo video ritratto, che è molto più interessante. Artigli artistici, e ha bisogno di una presenza femminile per dirti delle poesie d'amore. Poi non preoccuparti, tu mettiti là, fai solo il punto d'ascolto. Se vuoi, sì. Fai solo il punto d'ascolto. Ma vabbè, il punto d'ascolto mi posso mettere poi di spalle allora. Ma vabbè, mettiti come vuoi, inizia a metterti là. Spalle, ma, ma se non ce l'ho io come facevi, scusa? Se io non ci fossi stata, che mettevi? Una ragazza mi ha chiesto che cosa è poesia, volevi dirle già il fatto che esisti, sì, che esisti. E che nel tremore e pallore che sono testimonianza del miracolo, io segretamente mi ingelosisco della tua piena bellezza. E che non ho niente, che non ti posso baciare. E colui che è privo di doni è costretto a cantare. Volevi dirle tutto questo, ma non gliel'hai detto, hai taciuto, e lei non ha udito quel canto. Alessandra, carina, sei bella, bel viso antico, ecco, hai qualcosa di antico, di... come dire, di classico, no? Nello sguardo, nella, quello che trapela, diciamo, da te è una mente di una donna antica, poi sicuramente rivestita di moderno, diciamo, ma che potrebbe essere una donna dei primi del Novecento, no? Anche con un certo pudore. Secondo me anche potresti addirittura arrossire in certe situazioni, quindi recuperare quella parte, diciamo, di timidezza che a volte agli uomini fa erigere, che piace, no? A volte come piace il biancore di una spalla, il biancore di una coscia. Non so io. Interno, no, però, perché un conto è fare l'attore virtuosistico. Ora l'inverno del nostro affanno si è mutato in un'onda estate grazie a questo bel sole di oro. Che carino, che bello. Toglimi tutto, ma non togliermi il tuo sorriso. Ok. Bene, ma è vero. Recita, ispira, allora. Ispira lei, perché ha questa bellezza. Bella. Abbiamo capito. Questi capelli neri, questi occhi profondi e così, come dire, illuminati, no? Di luce, che a volte si vedono in giro delle persone prive di luce completamente. La prima cosa è sapere che quello che interessa agli altri non è la tua maschera, è la parte più intima, la parte più profonda di te, le viscere, non le viscere in senso carnale, ma anche le viscere, diciamo, dell'animo. Posso toccarti, no? Oramai. Fortissimo. Qualcosa di profondo, cioè, scusa, tu hai amato, ti sei innamorata? Vediamo come lo diresti, sono mille modi. Come lo diresti a chi ami veramente? Guardando chi però? Guardando la telecamera? Ma può anche immaginare, sì, ma devo sentire che lei è autentica. Mm. Io ti amo. No, se vai su questo... Mm. No, è più profondo, no? È più... fai conto che... Ma troppo pathos è teatrale però. No, 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 non è teatrale fino a quando viene dall'interno. Viene da dentro, non è teatrale. Diventa teatrale se tu lo spingi come voce, come... Ti amo, no, no.
deve... È quello che, che senti nel tuo profondo. Io ti amo, anche se può essere un urlo, glielo butti in faccia. Io ti amo! Anche, così, sì, anche come così. No, certo, anche così. Però te lo fai venire da dentro. Non è un gioco recitare. Cioè, è un gioco ma che tira fuori la verità. Io ti amo. Vai, vai, è ripetizione, finché non trovi la verità, la nota giusta. Io ti amo. Già meglio. Prova ancora, proprio più dentro. Tu stai lì, c'hai davanti, sei convinta. È convincente, però non è profondo. Esatto. È convincente dal punto di vista. La seconda era meglio, forse. Questa ti veniva dalla spalla. Ma così la distrae, dai, non si può fare. La distrae. Aspetta. So che appunto. Guarda, è fotogenica, però guarda qui. È fotogenica, è un bel viso, come no? Amore, che ne so, proprio ritorna bambina. Io ti amo. Essere? Lei potrebbe. O non essere. Così ci può sta. Femminile. Dipende, se tutto rimane nel nido di Vespa, ciò. Sì, mi... Attenta, attenta. Ah, no, no, attenta, che fanfata. Aspetta, Alessandro, aspetta. No, che mi sei staccata una molletta. Ti sei staccato? Una molla che dai. Non so dove. Beh, però una bella variazione di aspetto, di cosa c'è stato in questo parallelo. Beh, è giusto anche. Guarda, guarda che più selvaggia così. Bella. Il festival dei canti pure. Una canzone anche in napoletano. Oh. Ma non canterò. Mai! No. Adesso stiamo proprio. Mi state a questo piano piano, No. Zampillo più, zampillo. Un verso, meno. Un verso. Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù. Bene, poi mi butti giù come fossi una bambola. Non mi accorgo. Magari ecco. Però c'è, vedi lo spirito. L'ha detto molto meglio di essere o non essere, tu mi fai. Sì, beh, sì, insomma, sì, l'ha detto meglio.